Operazione Good Night, due notti insieme alle guardie venatorie zoofile della Lipu a caccia dei richiami elettromagnetici messi dai bracconieri alle falde del Vesuvio. Due notti di intenso lavoro. Operazione Good Night. Io mi vado a preparare. Ciao. Si sente, vedi? Stiamo entrando nella vegetazione. Ecco qua, siamo arrivati sul posto. I nostri uomini stanno controllando il territorio. Strumenti alla mano. Il richiamo proviene da questo torrione. Adesso ce lo smontiamo. Ecco qui. Ok, abbiamo ripreso il percorso e andiamo ad ascoltare altre zone. Stacchiamo. Ok. Arrombo lì. Andiamo all'altro. Qua abbiamo una cassa di ferro. È aperto, aperto. L'emozione di aprire questa cassetta in diretta, capite? Sì, scusate, ma quello che avete mandato in diretta, però questa qua bianca corrisponde al profilo che state vogliendo io o a quello che è il precedente? Perfetto. Confermo. Mi serve una fotografia della tromba, questa qua bianca, si vede male. Questo è sempre da me, giusto? La tromba bianca non ha marca, metti solo il colore. Me le confermi, 40, 59, 12? Affermativo. 14, 18, 59, giusto? Affermativo. Oh. Ecco, ci stiamo avvicinando all'ennesimo richiamo. La vegetazione qui è alta, però si può procedere. Eccoci qua, andiamo a indovinare qual è il posto. Si sente sempre più forte. Non la vedo, top. Ok. Allora, lascia stare. Il filo cammina tutto di lì, per cui l'origine del richiamo sarà laggiù. Adesso le nostre guardie stanno cercando. Insomma, la difficoltà è indovinare dov'è tutta l'apparecchiatura. Adesso andiamo verso il richiamo. Seguiamo il sentiero. E andiamo dove sta tutto l'attrezzatura. Ah, qua dobbiamo entrare qua. Ok, 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 ok. Occhio a terra.
eccolo qua. Lo strato? Nascosto qua sotto, guarda come. Caspita, una bella batteria questa, eh? Eccolo qua. Ok. Ok, procediamo a smontare. Oh, che bello. Tanto, che batteria è questa? È una batteria locale, 120 ampere. Di un camion? Sì. E dopo questo lungo lavoro le guardie della LIP portano a deposito negli uffici pubblici il materiale sequestrato. È stata un'esperienza stancante, ma come sempre emozionante. L'emozione maggiore è stata quella di restituire il silenzio alla natura. Venite con noi, seguiteci sulla nostra pagina di LIP Napoli e alla prossima. Ciao!